intorno al 2008-2009 mi sono accorto che mi piaceva moltissimo fotografare gli animali selvatici e così un giorno lì pensando ho detto ma se dovessi decidere qual è il mio animale preferito e la risposta è stata dentro di me il lupo. Fin dai primi mesi in cui c'è stata la notizia che era qui, l'Alessina la frequentavo già per fotografia paesaggistica, ecco. Lo sanno un po' in tanti fotografi che l'Alessina paesaggisticamente è molto interessante, per cui la frequentavo già non tanto come e la conoscevo poco. Io quello che dico sempre riguardo ai lupi è che li devo ringraziare perché mi hanno fatto conoscere questo territorio in una maniera che senza di loro non avrei mai assolutamente conosciuto, perché mi ha fatto scoprire un posto dove abito, dove vivo, che altrimenti non sarei mai riuscito a conoscere così bene, così a fondo, nel contatto, diciamo, nel contatto con il lupo, quello fisico, diciamo così, quello vissuto di persona. Le tre sono la prima volta che le ho visti qua. Faccio anche quasi fatica a raccontare perché ero talmente agitato che continuavo a ripetermi dentro in silenzio, continuavo a ripetermi quando è passato. Il primo lupo l'ho perso, che era Giulietta. E l'ho persa perché avevo un obiettivo predisposto per il paesaggio, perché volevo fotografare l'alba. Poi arriva, vedo sto lupo e purtroppo ho pensato, lo fotografo. E lo vedo grande come una formica, o cambio l'obiettivo, lo fotografo cambia l'obiettivo e Giulietta giustamente è andata per la sua strada, io non l'ho fotografata. Lei non è ritornata, ma dopo una 20 minuti, mezz'ora è passato Slavs. E quindi lì continuavo a ripetermi, non puoi sbagliare le foto, non puoi sbagliare le foto perché non ti ricapita un'occasione così. Fra l'altro c'è una dove mi guarda diretto, girato. Una posizione bellissima, c'è cioè Slavs, si vede proprio veramente in tutta la sua forza. 2014 era un giovane forte. Lì è stata la prima situazione. Poi un'altra è stato un cucciolo, e poi un'altra. Io amo tantissimo la neve, il ghiaccio. A livello fotografico, proprio se uno mi chiede, andiamo a fare la foto, se mi chiedete di andare a fare un viaggio a fotografare Africa o Finlandia, io. Finlandia, cioè il 7 febbraio, compleanno di Vasco Rossi, sono salito, c'era nessuno in Lessinia, nel 2016 ha fatto 7-10 giorni in cui ha nevicato consecutivamente. Il 7 febbraio è stato il primo giorno di neve. Io sono salito, mi sono seduto in un posto dove avevo visto un lupo passare un mese prima, mi sono seduto lì, ho detto mi siedo, passa passa qualcosa, se no niente. E a un certo punto, in una nevicata stratosferica, vedo un qualcosa di marroncino in mezzo alla neve che scende, ho detto capriolo, invece poi quando ho messo l'occhio all'obiettivo, al mirino della fotocamera, ho visto che era un lupo giovane e è rimasto lì 2 minuti anche a gironzolare, ho fatto un bel po' di scatti. Per cui ecco, la prima volta, però lì sotto la neve, una situazione che proprio. La nevicata, ci sono alcuni scatti in cui non si vede neanche il muso, tanta neve che sta scendendo forte. Per cui ecco, quelli lì sono molto legato a quegli scatti lì perché c'era una situazione che mi piaceva. Poi sono arrivati i caprioli e la cosa che mi ha incuriosito guardando gli scatti è che il lupo a un certo punto va via e i caprioli poi quando se ne vanno arrivano. Dopo un'oretta circa e si fermano a pochi metri da dove si è fermato lui. E quando vanno via passano esattamente dove è passato lui. E mi ha incuriosito questo gioco dell'inversione predatore e mi ha incuriosito del perché tra tutti i cespugli passano in mezzo a quelli dove è passato anche il giovane lupo.